per l'apertura di questa seconda sede del Maxi, risultato di una cooperazione interistituzionale che ci ha aiutato in questi anni, frutto di un'intuizione importantissima del ministro Franceschini e frutto di un restauro, direi così, eccellente restauro italiano. Il Maxi apre una sede all'Aquila per lavorare con le grandi istituzioni culturali e scientifiche di questo territorio. Siamo già al lavoro con molte di loro, con il PSSI, con l'università, con l'Accademia delle Belle Arti. Anzi, voglio ricordarlo che la mediazione e l'accompagnamento nelle sale di Maxi L'Aquila sarà svolto dai ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. Portiamo qui appunto i gioielli della collezione pubblica nazionale insieme alle opere site specific che sono state prodotte per questa istituzione, e vorrei anche ricordare e dedicare questa giornata ad Ettore Spalletti. Ettore Spalletti è stato uno dei grandi artisti contemporanei italiani che ha scelto questo luogo, una cappella che ospiterà permanentemente le sue opere. Anche all'Aquila il Maxi non sarà solo un museo, ma sarà un laboratorio di ricerca, di formazione, di animazione culturale. Portiamo qui tutte le nostre anime, quindi arte, architettura, fotografia. Trovate tutte e tre queste anime nella collezione. Voglio veramente ringraziare tutti perché sono stati, noi eravamo qui il 6 di settembre scorso a restituire il palazzo alla città, sono passati un po' di mesi, è un segno di fiducia e ottimismo che ci fa uscire sicuramente da due grandi crisi, la crisi pandemica e anche un altro segno di rilancio e rigenerazione di questa città straordinaria, ricca di esperienze culturali e scientifiche dopo il terremoto. Grazie, davvero oggi è una bella giornata, è un altro gesto dello Stato per mantenere l'impegno preso dopo il terribile terremoto del 2009 di non dimenticare L'Aquila, ma di continuare a investire, a dare segnali di attenzione. È anche una bella storia di condivisione di un obiettivo. Quando ci fu il G8, l'allora Presidente del Consiglio Berlusconi chiese ai paesi partecipanti di dare un segnale concreto di vicinanza. In questo caso l'intervento sull'immobile è stato frutto di una donazione importante della Federazione Russa, e qui c'è l'ambasciatore che ringrazio, è stato possibile un restauro che poi vedrete straordinario. E negli anni successivi, venendo in visita all'Aquila dal Ministro dei Beni Culturali, sapendo che il restauro si avviava verso la conclusione, ragionammo di dare una destinazione importante, non una destinazione ordinaria. Da qui è nata l'idea del Maxi L'Aquila, che Giovanna Melandri ha accolto subito con entusiasmo, e da qui è nato questo splendido progetto, e come vedete mette insieme uno splendido restauro con delle opere importantissime di arte contemporanea, alcune fatte appositamente con donazioni di grandi artisti per il Maxi L'Aquila, altre che fanno parte della collezione permanente, che rendono questo luogo quello che sarà uno dei luoghi più importanti per l'arte contemporanea in Italia e sarà un grande attrattore di turismo internazionale sull'Aquila.